27 settembre del 1940 Italia, Germania e Giappone sottoscrivevano a Berlino il patto tripartito. Documento firmato alla presenza del Führer, dai due ministri degli esteri delle potenze dell'asse e dall'ambasciatore del Giappone, partendo dalla concorde affermazione dei tre firmatari nel diritto di ogni popolo ad occupare nel mondo il posto che gli spetta, è un vero e proprio trattato di alleanza politica e militare concluso tra le tre potenze. Ieri come oggi, in Europa ed in Asia, le due guerre dei tre firmatari, ai quali si sono successivamente associati i popoli della nuova Europa, coincidono non soltanto nel tempo, ma nei moventi, negli scopi e nello spirito dei popoli che combattono. Paradiso bolscevico. Ecco in quali condizioni vivono le famiglie dei minatori del bacino carbonifero di Kriov Rog. In questi tuguri di argilla abitano famiglie composte da 8 a 10 persone e per questi abituri il lavoratore bolscevico doveva pagare allo Stato una pigione che spesso assorbiva completamente il suo salario. Manca perfino l'acqua e questi disgraziati abitanti sono costretti a trarla da pozzi lontani dall'abitato e spesso contaminati. Ma accanto alla miseria del popolo esiste un vero paradiso rosso, quello della burocrazia bolscevica che alloggia in magnifici palazzi. Un sinistro edificio, la prigione della GPU. In queste oscure celle le vittime della GPU aspettavano la morte. Una camera di tortura. Tra le strette pareti i disgraziati prigionieri dovevano restare sempre in piedi in un caldo asfissiante. La guerra dell'asse cancellerà questi orrori. La liberazione degli stati baltici. Reval appare ai liberatori. Molti monumenti sono stati salvati dalla rapida avanzata. Le festose accoglienze della popolazione. Vigilanza che non ha mai sosta è quella che la nostra marina svolge nelle acque del Mediterraneo. Sommergibili, siluranti, navi di linea si avvicendano in tutte le rotte e in tutti i punti nevralgici del Mediterraneo. Scorta ad una nostra grande e modernissima nave da battaglia. La squadra navale in piena navigazione. Tutti gli uomini sono ai posti di combattimento. Thank you.
velivolo e catapultato per la ricognizione. Ritorno di un sommergibile alla base dopo lunga navigazione per sbarcare feriti e prigionieri inglesi salvati dal naufragio della loro nave volata a picco dai nostri. Italiane che assediano Tobruk. Un comando ha trovato posto e refrigerio in una grotta. Si preannunzia un attacco in forze degli inglesi con gruppi di carri corazzati. Le batterie entrano immediatamente in azione. Levano in volo anche i picchiatelli, scortati dai cacciatori. In un altro settore, guastatori si apprestano ad annientare le munite difese avversarie. Sodo sui centri vitali della piazzaforte.